Trasporto pubblico locale in seguito alle segnalazioni del sindaco di Livina Longo Oscar Nagler in merito ad alcuni disservizi verificatisi nel suo comune, la provincia ha convocato il primo cittadino per vederci chiaro, non solo da parte del consigliere delegato Bortoluzzi, anche l'invito ai sindaci di tenere sotto controllo le linee dei trasporti con l'obiettivo finale di migliorare il servizio per tutti. Non stiamo solo seduti all'interno delle stanze del palazzo della provincia, ma noi vogliamo anche capire tutte le dinamiche che ci stanno dietro a tutto ciò. Quindi io ho messo subito in campo gli uffici per capire e cercare di risolvere questo problema. Sappiamo benissimo che non possiamo paragonare la provincia di Belluno alla provincia di Bolzano, no? Perché leggendo sempre le dichiarazioni si parla di andare anche a discutere con la provincia di Bolzano. La provincia di Bolzano gode di norme e di risorse molto diverse dalle nostre. Sarebbe molto facile se noi avessimo le loro stesse risorse e la loro stessa normativa, quindi un'autonomia proprio specifica come la loro. Di recente Palazzo Piloni ha chiesto a Dolomiti Bus di introdurre sui mezzi un sistema di conta persone così da modulare il servizio a seconda delle esigenze dei territori. Oltretutto, continua Bortoluzzi, il problema della carenza di autisti si somma al fatto che la montagna è area scarsamente popolata e quindi considerata a fallimento di mercato. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni sul quadro normativo nazionale e anche regionale con delle norme specifiche per la montagna, che fanno sì di portare a delle soluzioni a questi grossi problemi che tutti i giorni i nostri cittadini vivono.